Ciao a tutti, allora, in questo talk parleremo del concetto di un Deadman Switch distribuito. Prima di tutto, chi sono? Sono un consulente in sicurezza informatica. Io sviluppo principalmente in Python, trovate anche i contatti di tutti i miei social se volete linkarvi. E agganciamo subito. Quindi, oggi vedremo cos'è un Deadman Switch. Alcuni casi d'uso, l'algoritmo di shamir-secret sharing, l'architettura del sistema e attacchi e contromisure. Innanzitutto, un deadman switch è un congegno che nel momento in cui la persona non dà più l'heart beat, un segnale di vita, il deadman switch si attiva. Questo, per esempio, viene utilizzato nei macchinari dove quando l'operatore, per esempio, sviene, il macchinario si disabilita, o in concetti un po' più informatici, dove, per esempio, un giornalista ha del materiale molto riservato e se viene rapito o ucciso, questo materiale viene distribuito. Se qualcuno di voi riconosce, quello sotto è il codice di Lost, dove anche lì c'era questo concetto. Questo perché? Perché nel mondo attuale ci sono molte persone che combattono contro potenti che hanno tutti i mezzi a disposizione per annientare chiunque li voglia anche solo compromettere, per esempio Snowden. Quindi serve un sistema per aiutare queste persone. Esempi. Abbiamo il più interessante è il Dead End, gli altri penso li conosciate. Dove i russi hanno un sistema di controffensiva nucleare chiamata Second Strike, che nel momento in cui viene rilevato sul suolo russo un attacco nucleare e l'operatore non dà una risposta, viene automaticamente attivato una controffensiva nucleare, probabilmente contro gli Stati Uniti. Allo stesso modo anche Snowden ha una procedura simile. La differenza è che lui ha degli amici, probabilmente, dei conoscenti che nel momento in cui non lo sentono per un determinato numero di giorni, diffondono il suo materiale. Allo stesso modo, Wikileaks ha pubblicato il suo torrent su Twitter. Cthulhu, che forse è un po' meno conosciuto, lui è un operatore di Tor, ha diffuso vari leaks per cui ha ricevuto diverse minacce di morte, tra cui Fraternal Order of Police americano, oppure un altro riguardante i turchi, il governo turco. Anche lui ha pubblicato su Torrent un suo file di assicurazione che non si sa chi abbia la chiave, ma nel momento in cui gli succedesse qualcosa verrebbe pubblicata. A questo punto, qual è il concetto che vi porto oggi? Il concetto è un deadman switch distribuito, quindi senza doversi affidare a amici, conoscenti che hanno tutto il contenuto, perché ovviamente abbiamo dei problemi di sicurezza su questo, se venissero compromessi o se fossero offline per qualsiasi motivo, ma utilizzando due tecnologie di cui la prima è shamir-secret sharing, che forse è un po' meno conosciuta, che ci permette di dividere un contenuto crittografato in più parti, e la seconda è blockchain, che invece ci permette di riassemblarla. Quindi, noi abbiamo in questa architettura tre diversi tipi di partecipanti a cui possiamo affidare il nostro segreto. Abbiamo i trusted party, che sono persone che conosciamo, quindi persone di fiducia. Abbiamo i semi-trusted party, che invece è un concetto più ad alta affidabilità e potrebbe essere un'organizzazione umanitaria o una società quale Mozilla. E infine gli untrusted party, che è un unico utente che aggrega tutti gli utenti del sistema e quindi un gruppo unico, stile Bitcoin. Casi d'uso possibili. Qui cominciamo a vedere. Scusatemi. Qui cominciamo a vedere come sarebbe una possibile interfaccia utente.
Quindi abbiamo una giornalista che fa delle ricerche e ha un file con un mese di threshold e affida questo file a diversi partecipanti. Di questi decide che sono sufficienti solo due partecipanti per poterlo decifrare. Usa un numero basso perché è più importante per questa persona il fatto che il contenuto venga decifrato e diffuso piuttosto che la sua confidenzialità. E tutti vedrebbero il contenuto. Nel caso per esempio invece di un padre di famiglia che fa un testamento, quindi un utilizzo un po' diverso da quello che abbiamo detto finora, possiamo impostare diversamente, quindi senza utilizzare persone su internet sconosciute, ma solo degli utenti di fiducia, con un numero di decifrazione più alto, che sono già 3 su 5. La differenza qua è che abbiamo un cono di visibilità, ovvero solo queste ultime due persone, il figlio e la figlia, saranno in grado di decifrare il contenuto. Gli altri no. Dopo capiremo meglio come questo sia possibile. L'ultimo è l'attivista politico. Questo caso è interessante perché in questo caso non condividiamo un file perché avremo dei limiti di dimensioni utilizzando blockchain, ma un torrent. Dato che per esempio Cthulhu o Snowden hanno dei file di centinaia di giga, quindi non sarebbe tecnicamente possibile caricarli su una blockchain. In questo caso non vengono utilizzati trusted party, ma solo due utenze, ovvero il general untrusted e un semi-trusted, che potrebbe essere quello di sistema. Veniamo ora a Mystical Sharing, che è un po' la base di tutto questo concetto. Questo algoritmo ci permette di prendere un segreto e criptarlo in tre diverse parti. Queste tre parti però non sono tutte e tre necessarie per ricomporlo, ma ne bastano due. Questi parametri è l'utente a deciderli in completa libertà. Ci sono anche delle demo online per provare e funziona molto bene. Da un punto di vista anche crittografico è stato dimostrato che è sicuro, quindi se sono necessarie tre parti per poter decifrare un file, avendone solo due non semplifica il lavoro, ma è comunque sicuro. Il problema che possiamo avere è sapere che le parti siano effettivamente quelle originali. Non è possibile avere una sorta di checksum. E quindi, se venisse compromessa una delle parti, non sarebbe mai possibile ottenere il segreto originale. Per risolvere questo problema, l'architettura del Deadman's Lock prevede un acknowledgement. Ovvero, l'utente originale, nel momento in cui invia i segreti alle varie parti, invia anche, nell'ultima fase, un pacchetto di acknowledgement alla blockchain in cui dice lo SHA-512 di tutti i segreti che sono stati inviati alle parti. In questo modo, nel momento in cui l'utente venga non dà più segni di vita e è il momento di decifrarlo e le varie parti inviano i segreti, è possibile controllare che le parti che abbiano inviato siano corrette. Prima avevamo parlato del cono di visibilità. Ci ho messo un attimo. Sto andando troppo veloce con le slide, mi sa. Del cono di visibilità. Com'è possibile questo? Perché prima abbiamo detto che il numero di parti permette di riassemblare il segreto. Tuttavia, abbiamo un'altra proprietà in Shamir Secret Sharing che ci permette di assegnare anche più parti ai singoli partecipanti. Quindi, nell'esempio della formula segreta della Coca-Cola, noi possiamo assegnare un numero di parti superiore al presidente, che incidentalmente sono uguali al numero di parti necessarie per poterlo decifrare, e un numero minore di parti agli altri partecipanti, in modo tale che c'è bisogno di un consenso maggiore ai bassi livelli. Questo ci permette di creare un sistema in cui solo alcuni partecipanti possano decifrare il segreto, poiché abbiamo Alice e Bob che hanno tre parti del segreto, mentre gli altri solo una.
e abbiamo un minimo di 4 parti per poterlo decifrare. Questo significa che anche se tutti gli altri partecipanti si unissero, non potrebbero decifrare il segreto. Ma c'è sempre bisogno di Alice o Bob per poterlo ottenere. Questo viene sfruttato con la blockchain, poiché nel momento in cui viene attivato di riflesso il segnale che l'owner non è più attivo, quindi bisogna decifrare il segreto che ha condiviso, solo i partecipanti che non hanno diritto di visibilità inviano il loro segreto pubblicamente sulla blockchain. Dall'esempio che abbiamo visto prima, non è necessario che tutti lo mandano. Per esempio abbiamo Erin che è offline, ma il suo contributo non è necessario perché noi abbiamo bisogno di 4 parti e 3 le hanno Alice e Bob. Quindi Charlie e David condividono la loro parte del segreto e Alice e Bob, leggendo la blockchain, possono decifrare il segreto in autonomia, senza dover pubblicare niente. Diversamente, senza i coni di visibilità, avremmo che anche loro due condividerebbero il loro segreto e chiunque potrebbe decifrare il file originale. Questo viene fatto usando un minimo di formulette, non vi voglio annoiare adesso sulla matematica. Di base il concetto è che normalmente una parte viene assegnata ad una persona. Nel momento in cui c'è un cono di visibilità, vengono assegnato un numero di parti maggiori a chi può decifrare, tenendo conto del fatto che chi non può decifrare, anche se tutti assieme si unissero, non potranno mai decifrare il contenuto originale. Quindi, questa era un po' l'introduzione. Adesso vi faccio vedere un diagramma di sequenza per capire meglio quale sarebbe il funzionamento reale. Abbiamo Alice, che diciamo sia la giornalista, che ha un segreto. Lei cripta il suo file e invia a tutte le parti che decide una parte del suo segreto. A questo punto c'è una fase di acknowledgement, dove tutte le parti devono confermare di averlo ricevuto sulla blockchain, quindi tutto pubblico, e una volta che tutte le parti hanno confermato, Alice stessa manda un'ulteriore conferma. A questo punto noi sappiamo che tutti i partecipanti hanno la chiave di decifrazione e Alice manda il file criptato sulla blockchain. Questo solitamente sarà il contenuto stesso. Nel caso di file particolarmente grossi potrebbe essere un torrent. A questo punto abbiamo la seconda fase di controllo. Il controllo avviene in base a un tempo definito e Alice deve mandare un messaggio di controllo utilizzando delle chiavi per confermare che sia effettivamente lei alla blockchain. Questo messaggio viene verificato. Qui abbiamo il concetto, essendo in blockchain utilizzeremo un certo livello, un certo numero di blocchi per essere sicuri che non sia stato fatto un attacco oppure che ci sia una fork nella blockchain. Se il messaggio risulta corretto e inviato, non succede nulla, si aspetta. Nel caso in cui non viene ricevuto, le varie parti invieranno la loro chiave di decifrazione. I possibili attacchi che possono essere fatti verso questa architettura riguardano principalmente due categorie, ovvero un attaccante può voler fare in modo che il segreto non venga diffuso, quindi che la giornalista non vengano pubblicato il materiale della giornalista, oppure ottenere quel materiale senza che lei effettivamente sia morta, senza che nonostante che lei continui a inviare il suo heartbeat,
il suo messaggio di conferma. Di seguito abbiamo il dettaglio. Quindi, la prima parte possibile sarebbe il furto di una parte del segreto. Questo impatta la confidenzialità nella misura in cui noi abbiamo pochi partecipanti. Nel momento in cui abbiamo un elevato numero di partecipanti, la compromissione di un singolo, non dà particolari problemi. Un problema diverso, come contromisure quindi abbiamo l'aumento del numero di partecipanti e l'aumento del threshold, che è il numero minimo per poter decifrare il file. Un secondo tipo di attacco potrebbe essere fare in modo che nessuno possa più decifrare il segreto, quindi corrompere il segreto in possesso dei partecipanti. Questo potrebbe essere particolarmente grave perché noi non abbiamo una procedura di reinvio del segreto. Non c'è, ma è una scelta di design, perché questo significherebbe che l'owner dovrebbe avere sempre tutti i segreti e tutte le parti, e questo sarebbe un single point of failure abbastanza grave. Quindi un attaccante potrebbe compromettere vari partecipanti e corrompere il loro segreto o proprio eliminarlo, facendo in modo che non sia possibile decifrarlo. Anche qui, come contromisure, possiamo avere un alto numero di partecipanti, un alto numero di minimo di partecipanti per decifrare, quindi threshold, ma soprattutto, come avevamo visto prima, è possibile identificare subito questo passaggio perché noi abbiamo un acknowledgement in SHA-512 che ci dice se un partecipante è stato compromesso. L'altro problema che possiamo avere è un partecipante offline. Questo ce lo abbiamo soprattutto nel caso in cui utilizziamo persone di fiducia. Nel mio caso io userei dei miei colleghi, i miei colleghi non hanno il computer acceso 24 ore su 24. Questo è un problema più difficile da mitigare. Per questo esistono i semi-trusted party, quindi idealmente Mozilla, oppure l'untrusted party, quindi il gruppo unico di tutti gli utenti che, essendo un gruppo, è sempre online. L'ultimo attacco, forse il più interessante, è un attacco direttamente alla blockchain. È un attacco che servirebbe per fare in modo che il segreto venga diffuso prima del previsto. Questo attacco quindi è un po' meno grave rispetto agli altri, ma abbiamo un po' di contromisure possibili. Una di queste è aumentare il numero di blocchi di conferma. Per esempio, quando nelle criptovalute minori è successo l'attacco del 51%, hanno aumentato da 10 blocchi a 100, se ricordo bene. Un'altra contromisura potrebbe essere utilizzare il merged mining, dove più gruppi di minatori, che questo vale soprattutto per le piccole criptovalute, si uniscono e lavorano tutti assieme per più criptovalute, aumentando quindi il numero di risorse necessarie. Ci sono anche altre contromisure che non ho volutamente incluso, quali il nuovo algoritmo di Proof of Stake di Ethereum, che lavora in modo diverso e rende inutile un 51% di attacco, ma è ancora molto in discussione, ci sono molte critiche al riguardo. Quindi affrontare il tema blockchain è sempre complesso, perché abbiamo molte voci che spesso dicono cose opposte. Per finire abbiamo qualcosa che è un po' meno tecnico, è un po' più ad alto livello, ovvero noi abbiamo detto che l'utente ha sempre libertà di scegliere chi includere, chi non includere, quante persone includere, ma l'utente medio non ha le conoscenze necessarie per poter valutare questi fattori in maniera approfondita. Quindi di seguito abbiamo alcune formulette che aiutano l'utente medio a fare queste valutazioni. Quindi abbiamo un concetto di affidabilità molto generico che si basa solo sul numero di partecipanti. Quindi se abbiamo pochi partecipanti,
Il nostro Dead Man's Witch è poco sicuro, a prescindere. Abbiamo poi quella che forse alcuni di voi conosceranno, la famosa CIA, quindi confidenzialità, integrità, disponibilità. La confidenzialità, quindi il fatto che qualcuno prenda possesso dell'informazione, la basiamo principalmente su qual è la percentuale del totale di utenti necessario per decifrarlo. Quindi più è alta, più è difficile, perché un attaccante dovrà compromettere un numero molto elevato di macchine, di persone. L'integrità è l'esatto opposto, ovvero qual è la percentuale che ci dice quanto siamo tranquilli che anche se uno dei partecipanti, il suo computer venga distrutto e non abbia un backup, sia comunque possibile decifrare il segreto. E questo sarà sempre opposto alla confidenzialità. In ultimo abbiamo la disponibilità, che potrebbe essere un concetto molto simile a quello di integrità, l'ho voluto differenziare in parte basandomi sul fattore che quanto tempo ci vuole affinché dal momento in cui l'utente non manda più l'heartbeat a quando il segreto venga diffuso, poiché come dicevamo prima è possibile che un mio collega a cui affido una parte del segreto sia offline la maggior parte del tempo perché per esempio è in vacanza. Questo viene fatto utilizzando i partecipanti semi-trusted e untrusted, di cui abbiamo una ragionevole certezza che siano sempre online. E quindi anche qua otteniamo una percentuale. Questi valori dovrebbero aiutare a indirizzare l'utente medio in base alle sue necessità a scegliere i vari parametri. Infine, tutto quello che vi ho raccontato non c'è codice al momento, non è stato sviluppato, ma è un design di un'architettura. Tra l'altro un design pensato circa negli ultimi mesi, quindi molto giovane. Potete aiutare se vi piace sviluppare, conoscete qualcuno che gli interessa, assolutamente sì, tutti gli aiuti sono ben voluti. Non è un progetto pensato per fare soldi, non è la startup che renderà milionari, perché non vuole essere quel tipo di progetto, ma un progetto che aiuta chi solitamente è dal lato più debole. Ovviamente non si può rubare l'idea, o meglio, se la rubate dovete svilupparla molto bene. Il QR code funziona davvero. Non avevo mai visto un QR code così figo, l'ho fatto apposta per voi. E c'è il link, sostanzialmente il link sotto, al progetto GitLab. Domande? Non risponderò a 42. Certo. Il progetto prevede anche la possibilità che eventualmente le parti trusted possano segnalare volontariamente che l'utente sia morto. Supponiamo ad esempio che l'utente metta un tempo di hack abbastanza alto per cui magari chi ho contro ha diciamo, abbastanza tempo per che ne so, compromettere le altre parti. Quindi c'è anche la possibilità che gli utenti trusted possano segnalare preventivamente che l'utente principale sia morto, magari mandando un hack di ritorno appunto al proprietario per chiedergli conferma se questa cosa qua è vera o meno. Allora, questa eventualità al momento non è prevista. È assolutamente possibile, perché basta che l'utente finale
prende il proprio segreto e lo pubblichi sulla blockchain. Lui ha in mano il segreto, ovviamente sul client la buona pratica è che sia criptato. Questo poi ci sarebbe anche da fare una parte proprio client, però sì, assolutamente. La questione è che quelli che possono decifrare il messaggio una volta che la persona principale non c'è più sono noti, diciamo, in qualche maniera, sono nella blockchain. Sì. C'è un sistema di protezione dei testimoni, nel senso, questo ci può mettere molto tempo a morire e qualcuno può trovare tutti i testimoni prima, no? Allora, sì, questo è assolutamente un problema. Non l'ho incluso nella presentazione, una delle idee sicuramente è che tutto il traffico da e verso la blockchain sia criptato, però questo non aiuta. Tecnicamente è possibile utilizzare Tor o qualsiasi altro sistema di anonimizzazione. Non mi sono ancora spinto così verticale sul tema, leggevo che non è possibile utilizzare blockchain completamente da Tor, cioè alcuni dei nodi non devono utilizzare Tor. Questo però non sarebbe un problema nel momento in cui utilizziamo degli semi-trusted party, che quindi ci farebbero da centro. Però sì, su questo l'idea è che tutti gli utenti abbiano semplicemente un identificativo univoco, quindi non nickname, nomi e cognomi, e la persona debba conoscere esattamente quell'identificativo. A parte questo, sì, ci sono dei problemi di sicurezza che vanno ancora analizzati a fondo. È una questione importante perché il primo punto è che se un attaccante sa chi deve attaccare, è facile. Su questo però abbiamo anche un altro problema, ovvero nel momento in cui io pubblico un deadman switch, chi mi vuole attaccare con un minimo di intelligence può scoprire chi potrebbero essere le persone di cui mi fido. Non è un'operazione così difficile. Esattamente. Ma perché? Perché io non affiderei mai una cosa così importante a qualcuno di cui non mi fido. Quindi su quello in realtà è possibile. Per questo infatti c'era come caso d'uso quello, torno un attimo su, ecco qua, l'attivista politico che la sua caratteristica è che non si fida delle persone, sceglie di non avere trusted party, quindi persone fisiche di cui si fida, e utilizza solo e unicamente entità generiche. In questo modo, anche se sue persone di fiducia venissero compromesse, il suo deadman switch non verrebbe minimamente toccato. Idealmente qua in semi-trusted party io ho scritto default, perché una delle condizioni è che nel momento in cui questo sistema viene tirato su viene fornito un semi-trusted party di default. Ma qui la cosa che sarebbe molto bella è che anche organizzazioni si aggiungano a questa lista e permettano di avere un sistema senza persone che conosciamo. Quindi sarebbe bello riuscire a risolvere questo problema alla radice, a livello tecnologico. Torno intanto sulla slide. Ok, ho sbagliato. Tutto. Altre domande? Grazie a tutti. Spero vi sia piaciuto.